Salve a tutti, eccoci qua in una puntata che potrebbe essere uno spin-off tra il cinema scacchi e le partite commentate dei campioni di scacchi, perché stiamo per vedere una partita che è presente all'interno della serie La Regina degli Scacchi, conosciuta ormai da tutti anche come Queen's Gambit, ma è anche una partita giocata nel mondo reale, in particolare nel 1955 a Riga tra Nezmetnikov e Kasparian. Nezmetnikov è conosciuto più per essere il mentore di Tal, e Tal non è che abbia ereditato i suoi caratteri da chi che sia, perché anche Nezmetnikov è uno di quelli che non se la va certo a far dire e butta tutti i pezzi suicidariamente all'attacco. E in pratica la partita viceversa corrispondente a questa presente nella serie è quella che vede impegnata Harmon nella super finalissima del torneo del Kentucky, proprio con il campione in carica del Kentucky, Henry Beltic. Da questo si può quindi concludere che per la sceneggiatura è stata fatta una scelta ben precisa, quella di connotare uno stile molto offensivo, molto di attacco per il gioco di Harmon all'inizio della sua avventura scacchistica. Questo difatti era il suo primo torneo e giocando così all'attacco può quindi mostrare un tipo di gioco più istintivo, più tattico, proprio come quello di Nezmetnikov. Vedremo successivamente se col crescere della ragazza lo stile cambierà o meno, quali saranno insomma le partite che verranno scelte per caratterizzarne il suo stile. Questa partita Nezmetnikov e Harmon giocano con il bianco e Kasparian e Beltic con il nero. Si inizia con una difesa caro can, quindi e4 c6, cavallo f3, anche se qui la più comune viceversa era d4. Il bianco di solito cerca di conquistare il centro con i pedoni e il nero comunque risponde d5 avendo preparata con la spinta c6 poc'anzi. Quindi il nero cerca di ottenere una buona presenza di pedoni al centro, sostenendo che il pedone D con il pedone C. Si prosegue con cavallo C3, questa è la cosiddetta due cavalli, variante due cavalli. Ora, il bianco non deve tenere questa spinta perché il pedone diventa difficilmente difendibile da parte del nero. Dopo per esempio cavallo E2, si può ancora difendere con C5, però la spinta C3 crea troppi problemi. Ok, si può continuare ancora a montare pezzi con cavallo C6, ma dopo C per D e donna A4 si inchioda il cavallo, quindi sul re rimuovendo il difensore, in più si attacca ulteriormente il pedone. E ora il pedone dovrà cadere, anche perché non può essere difeso con la spinta E5 qui. Per cui si può provare alfiere D7 cercando eventualmente qualche scoperta a seguire, però comunque si può tranquillamente prendere questo pedone, tanto in caso che il cavallo si sposti si può tranquillamente togliere la donna di mezzo. Comunque questa non è stata ovviamente giocata dal nero, ma bensì si va sulla variante con alfiere G4 che inchioda questo cavallo, quindi crea qualche problema di troppo al bianco nel controllo di queste case. Si prosegue con H3, quindi il bianco cerca di togliere di mezzo questo alfiere fastidioso dall'inchiodatura. L'alfiere si dà agevolmente donna per F3. Ok, quindi sembra che il bianco abbia un buon vantaggio di sviluppo, tuttavia questa donna da sola esposta agli attacchi potrebbe essere, diciamo, un problema a seguire, probabilmente sarà costretta a rimuoverla nuovamente, quindi non è che ci sia tutto questo vantaggio. Tra l'altro si sta facendo molta pressione sul pedone D5, per cui il nero può difendere con E6 e d'altra parte nero come vantaggio si è riuscito a togliere di mezzo l'alfiere campo chiaro, che con una struttura pedonale alla caro can lo vedrebbe sbarrato in quasi tutte le varianti. Ma il bianco continua quindi con G3 cercando un fiacchettamento dell'alfiere, da cui potrà quindi continuare a attaccare questa grande diagonale nonostante la presenza in massa dei pedoni neri. Il nero un po' copia con la spinta G6, questo probabilmente indebolisce un po' le case scure, ma l'alfiere fianchettato sarà veramente una forza su questa diagonale. Si prosegue con alfiere G2, quindi come previsto l'alfiere si fianchetta, alfiere G7, idem. Arrocco, viene messo il re al sicuro e ora cavallo D7. A questo punto l'episodio della serie stacca, ci sono un tot di mosse che
sono nella partita tra Nesmethinov e Kasparian, ma non appaiono nel telefilm. Per cui guardiamo un po' cosa succede. Donna E2, e qui per liberare il pedone F. Difatti questo attore sulla colonna F potrà avere un buon attacco se si riuscirà a aprire la colonna, quindi già spingere il pedone da spazio alla sua manovra. E ora il nero gioca la spinta D4, che non è molto comune. Capiamo perché. Perché qui in effetti il bianco dovrà muovere il cavallo, dovrà quindi perdere un tempo. Tra l'altro probabilmente arretrandolo, perché di certo in A4 non andrebbe a stare bene, anzi probabilmente verrebbe facilmente intrappolato da una spinta B5 del nero. Per cui qua è costretto a ritirare il cavallo in B1, però questo pedone così messo blocca la strada all'alfiere, che quindi è un po' depotenziato per il nero. Tra l'altro ora il cavallo potrà ricircolare e rispolvarsi per altra via. Si prosegue con E5, quindi ormai il nero fortifica questa struttura, dovrà trovare in seguito un modo per dare aria a quest'alfiere, che così è chiuso dai propri pedoni, sulla linea d'attacco preferita, e si prosegue con la spinta D3. Ok, quindi chiaramente il bianco deve ancora sviluppare un po' di pezzi, tra cui anche l'alfiere camposcuro, quindi così ne libera la strada. Si prosegue ancora. Un'alternativa di questo poteva essere viceversa giocare subito F4, però attenzione, perché forse è un pochino troppo prematura, perché nero qui può cambiare appena giocato la spinta sul pedone E. Dopodiché probabilmente conviene riprendere di torre, perché lo scopo era quello di aprire la colonna, però la torre così è un pochino esposta. Il nero si può fare addosso con i pezzi, per esempio questo cavallo che potrà saltare in attacco in seguito, oppure anche questo alfiere che potrà essere sviluppato costringendo il bianco a perdere una mossa per togliere la torre. Si prosegue con D3, alfiere H6, appunto il bianco deve rientrare per difendere con la torre l'alfiere. Qua ci può stare il cambio, tanto ormai l'alfiere camposcuro del nero ha fatto il suo tempo e si vede che il bianco rimane con una torre che per essere sviluppata dovrà perdere un tot numero di tempi ancora, quindi buon vantaggio per il nero dal punto di vista strategico tutto ciò. Ecco perché viceversa qua Nesmethinov / Armon ho deciso prima di far fare capolino all'alfiere in modo da impedire più facilmente questa linea d'attacco dell'alfiere. Tra l'altro ora si potrà controllare la casa F4 pure con l'alfiere, quindi questa spinta potrà essere difesa da alfiere e non di torre. Si prosegue con cavallo E7. Kasparian / Beltic continua a sviluppare i pezzi. A questo punto solo i pezzi più forti del nero sono nelle retrovie, quindi un buon sviluppo. Ed ora viene giocata appunto la spinta F4 come promesso. Ora, qui se il nero catturasse per primo favorirebbe lo sviluppo del bianco, che ricattura portando un pezzo fuori. Per cui il nero preferisce viceversa giocare donna C7, che sviluppa parzialmente la donna e aumenta le difese e anche gli attacchi in seguito a raggi X su per esempio il punto G3. Quindi si sta cercando di contrattaccare piuttosto che prendere subito l'esca e concedere uno sviluppo all'avversario. Si prosegue ora con A4, perché con quest'ultima mossa il nero si è lasciato la possibilità di poter anche arroccare lungo, quindi mettere il re al sicuro sul lato di donna. In questo caso però, se il bianco comincia a spingere pedoni avanti, questa sicurezza comincia a non esserci già più in partenza, per cui questa mossa scoraggia in qualche modo il nero a arroccare lungo. E difatti qui il nero arrocca corto. Ora ha ancora più senso cercare di aprire questa colonna, o spingendo ulteriormente il pedone o facendo altre manovre per attivare la torre. E la scelta è proprio quella di spingere F5, andando a contrastare con il pedone G6 del nero, di modo che se questo pedone viene preso, semplicemente la colonna si apre, qualsiasi cosa succeda in seguito. Per cui questa è una cosa che va evitata, viene viceversa giocata la spinta F6. Ok, a questo punto l'alfiere era già tarpato, quindi questo pedone poco gli cambia, verrà probabilmente sviluppato attraverso H6 non appena possibile. In realtà si dice al bianco: ok, te prendi pure il pedone G6, però io ricatturo con il pedone A, che mi mantengo una struttura più gestibile dei pedoni, un'unica catena, basta riuscire a difendere il pedone finale F6 e tutta la struttura regge. Quindi questa potrebbe essere un'idea. Viceversa però il bianco non cambia questo pedone, preferisce sviluppare i pezzi, gioca cavallo D2.
con idea eventualmente di portare il cavallo in una di queste due case. Ed ora è proprio il momento in cui viene giocato l'alfiere in H6, si dà una chance al nero di giocarci l'alfiere proprio quando l'alfiere avversario non lo può catturare, in modo che possa venire in attacco, per esempio dare uno scacco in E3 o comunque respirare nuovamente, non più chiuso dietro ai propri pedoni. Qua il bianco continua con re H2, togliendosi quindi dal possibile scacco, andando a difendere questi pedoni, eventualmente programmando anche un possibile attacco sulla colonna G, magari a opera della torre, qualora venisse appunto aperta questa colonna. Ok, qui riprende più o meno la visione della partita dentro l'episodio, quindi sono saltate un po' di mosse, comunque si prosegue con re H8, anche nero ha un'idea abbastanza simile, magari quella di aprire la colonna G e portarci per primo la torre. Per cui segue F per G6, ok, quindi diciamo con l'idea che il nero avesse magari piani per la colonna G, il bianco anticipa, cattura, il nero dovrà ricatturare con il pedone H, così che ora il fulcro dell'attacco del bianco rimane sulla colonna F e il punto che il nero dovrà cercare di difendere, per ora ci riesce abbastanza bene, è il punto F6. Nel frattempo il bianco si potrà organizzare per magari attaccare il pedone G6 o trovare degli avamposti per i propri pezzi. Per cui si prosegue con cavallo F3, scoprendo l'attacco dell'alfiere sull'alfiere avversario. L'idea del cavallo magari è andare in H4 per attaccare G6, per cui il nero cambia, tanto ormai quell'alfiere era destinato all'oblio, quindi tanto vale cambiarsi per il suo omologo. Di certo non aveva voglia di rientrare in difesa, si sarebbe depotenziato oltremodo. L'alfiere viene catturato, torre A per C1, cavallo C5, quindi nero ora prova a passare all'attacco sull'ala di donna, attaccando il punto A4. Qua viene spinto C3, si poteva difendere direttamente con B3, ma questa è una mossa un po' passiva, indebolisce le case scure e permette quindi al centro nero di sopravvivere a lungo. L'idea viceversa del bianco è quella di fregarsene per il momento di questo pedone, giocare la spinta C3 cercando di far fuori il centro del nero. Come sappiamo, il centro è la parte più fondamentale dal punto di vista strategico della scacchiera, perché se controlli il centro, quindi togliendoci magari i pedoni dell'avversario, riesci a trovare degli avamposti per i propri pezzi che, stando al centro scacchiera, riescono a controllare meglio la partita. Detto molto in modo riassunto. Ok, come fare qui? Tanto precisiamo che Armon è andata già in bagno prima del cambio degli alfieri e questa è un'altra parte che viene saltata durante l'episodio, non la vediamo sulla scacchiera giocata effettivamente. Ora, a questo punto, se il nero prova a prendere A4, resta con il cavallo un pochino troppo sul bordo e non attivo. Viceversa, se prova a anticipare la cattura con D per C, segue B per C. Dopodiché si può prendere questo pedone, però il bianco conquista il centro e può fare questa spinta appoggiata dalla difesa del pedone C3. Quindi qui il nero scricchiola altamente al centro, probabilmente riesce a ottenere quel margine strategico il bianco che gli giustifica la manovra e comunque il sacrificio di pedone eventuale. Viene giocata viceversa cavallo B3, perché si va a difendere ulteriormente D4, visto che comunque era attaccato doppiamente dal bianco, si attacca la torre, quindi il bianco deve perdere un tempo e la sposta in D1. Si prosegue con torre a D8, l'idea del nero ora è quella di giocare più al centro, questa mossa giustifica la successiva eventuale cattura D per C, perché aprirebbe la colonna dove sta la torre. Però il bianco se ne frega, gioca cavallo H4, preparando un attacco su G6, magari specialmente se la donna riuscirà a entrare e dargli manforte. Ora qui il nero effettivamente potrebbe giocare D per C, è effettivamente giocabile, però lascerebbe un po' troppo spazio al bianco per attacchi futuri, ok? Qui ora il nero fa un po' di pressione sul pedone D3, però alla lunga non è detto che riesca a gestirla. Non so, per esempio qui il bianco potrebbe anche semplicemente spingere, tanto per capirsi. Comunque il bianco conquista un po' di spazio al centro e poi magari potrà dirigere i propri attacchi verso il re avversario. Ad ogni modo non viene giocata di per C, ma piuttosto donna C8, con l'idea di parare l'ingresso di donna in G4. Il bianco può rispondere al alfiere F3 con l'idea di sostituire l'alfiere in G4 al piano donna G4, in modo da contrastare la donna avversaria. Ora,
di alternative ci poteva essere tra l'altro anche donna c2, perché uno dei problemi che ha il nero qui è che questo cavallo è un po' isolato dal resto delle truppe, potrebbe essere facilmente attaccabile. Però con la donna in c8 il nero ha risolto anche questo problema, perché ora può giocare donna e6 e difendere il cavallo. Se questo cavallo provasse a scappare, cose non andrebbero tanto bene. Per esempio, su cavallo a5 ci sarebbe subito b4 che intrappola il cavallo e il nero perde il pezzo. Su cavallo c5 il bianco può dare gas al centro con questa scoperta, quindi c per d con scoperta sul cavallo. Qua il cavallo va tolto di mezzo, se no viene perso. E dopodiché il bianco dilaga al centro, ok? Qui cavallo per e5, effettivamente il cavallo sembra avere un avamposto in questa casa, ma la spinta di d4 lo scaccia immediatamente via e il nero sta decisamente male in una posizione del genere. Ok, ad ogni modo non viene giocata proprio perché qui il nero ha a disposizione donna e6 per difendere il cavallo. Viceversa si gioca comunque alfiere f3, come detto, lo scopo è portarlo in g4 e infastidire la donna avversaria che si sposta subito in e6, con quale idea? Che sulla giocata effettivamente alfiere g4 la donna si può spostare in f7 e continuare a difendere il cavallo. Questo sarà un po' una spina nel fianco del bianco per le mosse successive, perché è un cavallo così piazzato che può dare fastidio sul lato di donna. Ora anche il piano di portare la donna su g4 per il bianco è un po' tramontato, per cui viene giocata cavallo f3. Ora con l'idea di giocare per esempio cavallo per e5, perché il pedone f poi risulterebbe inchiodato. Cioè per esempio in caso di una mossa assurda come questa, il nero non può ricatturare perché perderebbe la donna. Per cui come viene gestita la situazione? Con donna g8, quindi si sposta la donna dall'attacco a raggi x della torre, impedendo quindi cavallo per e5. Il bianco prosegue con h4, quindi questi pedoni si fanno largo sempre più avanti. Ora, il problema di una situazione del genere è che se si ha per esempio la colonna h, ok, può essere male sia per il re nero che per il re bianco. Dipende chi riesce meglio a controllare la colonna stessa. Per cui per il momento il nero sposta il re in g7, lasciando una via per poter magari attaccare con la donna e difendendo il pedone f6, che è su colonna semiaperta, quindi potrebbe cadere sotto le mire delle torri. Il bianco gioca torre f2, quindi ritarda un pochino eventuali sviluppi sulla colonna h per probabilmente raddoppiare le torri e aumentare l'attacco su questo punto. Si prosegue con torre d6. Ecco, questa forse è una mossa un pochino strana, perché effettivamente qui si fa difendere questo pedone. L'idea forse è quella di raddoppiare le torri e poi aprire la colonna D per attaccare D3, però non funziona granché, perché dopo che il bianco gioca torre DF1 in realtà la situazione è abbastanza complicata, perché nuovamente diventa possibile per il bianco in alcune varianti giocare cavallo per e5, perché se per esempio non muovi la torre giocando, che so, la spinta b6, c'è subito cavallo per e5, perché ora il pezzo che va a cadere in caso di f per e5 è la torre in fondo. L'alternativa potrebbe essere giocare d per c qui, cercando di rifarsi in qualche modo da questa parte, però semplicemente b per c, e a questo punto è difeso, il bianco ha guadagnato un pedone. E, insomma, la struttura del nero non sembra anche abbastanza scricchiolante. Viceversa, se il nero prova a raddoppiare le torri con torre fd8, segue comunque c per d4, una mossa che anticipa. E ora il problema è che se questo pedone vuole essere ripreso di torre per mantenere l'attacco sulla colonna, qua il bianco può comunque giocare cavallo per d4 e guadagna una qualità. Quindi qui il nero sarebbe costretto a recuperare di cavallo. Però cavallo per d4, torre per d4 e si perde il controllo di f6. Ora è vero che il nero potrà insomma contrattaccare in qualche modo su d3, però dopo torre per f6, torre per d3,
Donna F2 è il bianco a avere il cosiddetto cannone di Aliekhine pronto a sparare contro il riavversario con completo controllo della colonna F. Qui possono essere dolori. Vero, sembra che qua il nero riesca a inchiodare la donna sul re guadagnandola, ma è semplicemente difesa questa manovra con alfiere 2. Ora sono veramente dolori per il nero. Ecco perché fondamentalmente qua il nero, quindi sia Kaspari anche Beltic, sono costretti a riportare subito indietro la torre, quindi è una specie di perdita di tempo questa, che dal punto di vista strategico non è mai bene. Lascia una mossa praticamente in più al bianco e può giocare donna c2, da tempo minacciata, ora è anche abbastanza utile perché obbliga il nero a mantenere un occhio con la donna su questo cavallo, se no lo perde. Si prosegue con b6 dando più appoggio difensivo al cavallo in caso di ritirata. E ora la spinta h5. Ok, è venuto il momento che il bianco può essere un pochino più sicuro di cercare di aprire la colonna h, perché la donna non ha tutti questi tempi per poter attaccare sulla colonna h. Difatti deve stare a badare il proprio cavallo. Ora, se g per h5, segue alfiere per h5 e comunque il re nero rimane molto sguarnito. Viene viceversa preferita la spinta c5, che permette ora un percorso di rientro del cavallo, magari poi cercherà di portarsi su d4 alla lunga. Sono però manovre abbastanza lente che permettono h per g6, quindi bianco qui sembra guadagnare un pedone. Pedone che per il momento al nero può star bene qui, che fa da scudo al proprio re, incredibile, ma visto che purtroppo il pedone non può attaccare in avanti, questo spesso e volentieri viene considerato come uno scudo per l'avversario. Deve stare un po' attento il nero, perché se il re bianco si sposta e fa entrare una torre, per esempio in settima, poi cominciano a essere veramente dolori. Però il nero ha tempo di contrattaccare, viene giocata d per c. E ora si prova a aprire l'attacco su d4. Eventualmente c'è a disposizione anche un rientro diretto su d4 per il cavallo nero stesso. Segue b per c3. E ora c4, che va a difendere il cavallo e contrattacca al centro. La situazione ora comincia a essere davvero complicata dal punto di vista strategico. Vediamo un'alternativa, perché se qui il nero avesse per esempio catturato in g6, il bianco poteva rifarsi sotto con cavallo h4 andando ad attaccare questo pezzo. Se si libera la via agli attacchi sulla colonna g al re, chiaramente non va a stare benissimo, per cui chiaramente c4 può essere una scelta un pochino più sensata. Come risponde il bianco? Perché qui c'è chiaramente del pericolo, il nero sta minacciando c per d. Se avesse preso d per c, ci sarebbe stato donna per c4, tanto la donna deve stare a difendere il cavallo, lascia la via libera alle torri per venire sulla colonna h e sono guai per il re bianco. Per cui questa viene evitata, ma si gioca viceversa d4. Ora, a prima vista, questo sembra comunque comportare un sacrificio di pedone per il bianco, perché cosa succede? E per D, C per D e cavallo per D4. Questo è proprio anche il momento in cui Armon torna dal bagno, quindi in pratica è come se mentre era stata in bagno avesse giocato tutte queste mosse. Ora, chiaramente non è questo il caso, ma per i tempi della sceneggiatura non potevano far vedere tutte queste mosse, sarebbe stata una noia clamorosa e diciamo glielo possiamo concedere. Ecco, arrivato a questo punto il nero ha recuperato il pedone, quindi il pedone che aveva perso su g6 ora è stato recuperato. Però cosa cambia? Perché qui Armon torna dal bagno, è molto rinfrancata, ha le idee molto chiare e intanto cambia il cavallo, torre per d4 ovviamente, e l'idea successiva è quella di giocare la spinta e5. Ora è vero che questa lascia impresa l'alfiere, ma in realtà il nero non può trascurare la minaccia e per f6 qui. Per esempio torre per g4 e per f6 scacco, intanto si va a recuperare un cavallo, perché dopo per esempio re h6 c'è cioè f per e7, tra l'altro viene con minaccia sulla torre che è anche sufficientemente attaccata. E qui il bianco dovrebbe vincere abbastanza facilmente. Quindi il nero deve evitare la possibilità che venga preso f6 e spinge per l'appunto f5. Ora
Questo alfiere potrebbe essere catturabile, per cui il bianco riprende da alfiere, si chiude per un attimo questa colonna e dà un secondo il tempo al nero di giocare donna di 5, quindi riportare la donna in attacco. Questo può essere molto pericoloso. Vediamo che il nero può avere un'idea di dare questo scacco e poi magari di entrare con la donna in H1, creare dei seri problemi. Bianco qui prova a giocare alfiere E6, anche se sembra un suicidio. In realtà lo scopo è quello di cercare di distrarre la donna. Lascia questo pezzo in presa, il nero non lo prenderà, perché in caso di donna per E6 il problema è che c'era questa scoperta e perde la torre. Il bianco rimane con un forte attacco senza neanche grosse possibilità di controgioco, non c'è più neanche questo doppio a disposizione. Quindi questo alfiere prenderebbe troppi piccioni con una fava sola. Anche giocare in anticipo torre per F2 scacco non va troppo bene al bianco, perché permette donna per F2 con possibilità di entrare in attacco. Tra l'altro la donna è ancora in presa dell'alfiere qui, per cui forse l'unica soluzione è cercare di inchiodare la donna sul re, però alfiere per D5, torre per F2, torre per F2, comunque il bianco se ne esce con una qualità in più alla fine di questa combinazione. Ecco perché qua il nero è costretto a giocare prima torre H8, tra l'altro Beltic dice è finita ormai a questo punto, anche se in realtà proprio finita non è, perché ora qui l'unica per difendersi del bianco, non può spostare il re perché sennò c'è matto, è riportare l'alfiere in H3, quindi sembra che perda un tempo. Tuttavia ora il bianco è completamente scoperto sulla colonna F, ed è forse questo il problema che ha fatto tirare un po' i remi in barca a Beltic. C'era qualche variante che gli avrebbe permesso, o che Beltic chiamiamo Kasparian, che è il giocatore che nella realtà ha giocato questa partita. Qui forse torre di 3 il nero sta un pochino meglio, perché intanto c'è sempre il problema della minaccia di questo doppio a donna e re, e inoltre si blocca l'accesso della donna al pedone G6. Qui si può entrare comunque di torre, con torre F7, però il re riesce a svicolare. A questo punto può prendere questo pedone senza prendere matto, proprio perché la donna è sbarrata. Segue torre per H8, donna per F7 e nonostante tutto, dopo questa semplificazione, il re nero potrebbe anche reggere. Quello che viene giocato in partita è una mossa forse più banale, più logica, più semplice, che sembra poter funzionare però, cavallo per G6, e si toglie il punto di appoggio delle torri. Ora qua il bianco che può fare? Viene giocato torre F7 scacco, già qui c'è un'opzione, perché il nero potrebbe addirittura pensare di cambiare la donna sulle torri, ok? Questo è più o meno un cambio di materiale equo. Però alla fine della fiera, con mossa al bianco, riesce a portare in attacco la donna minacciando il cavallo, quindi il re deve continuare a difenderlo, donna F6 scacco, deve continuare a difenderlo, la torre è difesa dal cavallo, il cavallo è inchiodato sul re, una posizione molto bloccata per il nero. Pertanto il bianco può ancora attaccare raddoppiando gli attacchi sul cavallo. Torre G8 unica che difende, però ora è questo pedone che entra in cattedra e non lo ferma praticamente più nessuno. Ok, si può cercare di portarci dietro la torre, ma non basta, arriva anche l'altro pedone, tra l'altro minacciando pure cose serie. Il nero può provare a farsi sotto con il proprio pedone, ma il re è costretto alle corde, dopodiché qui si perde un pezzo e probabilmente la partita, perché ora si minaccia matto. L'unico è frapporre la torre, però dopo questa semplice combinazione il nero perde. Quindi in ogni caso il bianco riesce in questa variante a portare avanti il pedone E in modo che possa arrivare forse anche in promozione, e non è per nulla facile da gestire per il nero. Ecco perché su questo scacco viene giocata re H6. Difatti il cavallo fa buono scudo apparentemente, ora il nero sta minacciando torre D2. Infatti se il bianco gioca una mossa a caso, dopo questa mossa qui con doppio a re e donna, il bianco deve perdere materiale. Però il bianco gioca la mossa qui della partita.
mossa che fa finire la partita nella serie, ma non quella reale, perché quella reale, giocata nel 1955, i giocatori hanno lasciato andare avanti la partita fino al matto. Ebbene, la mossa della partita qua è donna per G6. Sacrificio di donna. Quanto pare la regina degli scacchi può fare a meno della regina negli scacchi. E qui che succede? Il re deve prendere per forza, dopodiché c'è matto in 6 mosse. Cominciando con torre da 1 in F6, scacco. Qui il re nero può andare in qualsiasi casa nella quinta traversa, il bianco risponde con re F5, il re deve risalire, qualsiasi mossa faccia torre in F6, l'altra, di modo da trovarsi con queste due torri in questa posizione. E ora, se per esempio re H7, come nella partita giocata da Nezmetinov, c'è torre H5 scacco, torre G5 scacco e matto d'alfiere. Quindi l'alfiere rimpiazza a tutti gli effetti la donna, coprendo le ultime case lasciate libere dalle torri per dare questo meraviglioso matto, con la donna nera completamente innocua. Notate che tra l'altro il bianco ora ha pure il re sulla colonna della torre nera, ma anche lei è inerme. L'altra alternativa, addirittura più veloce, con re G7, si fa prima perché il bianco riesce subito a giocare torre G5, a mettere il re nell'angolino e a chiudere con lo stesso matto usando un paio di mosse meno, una mossa meno credo. Ok, quindi mentre chiudiamo questo commento con un breve riassunto, vediamo un po' anche in sovrimpressione la corrispondenza tra il video della serie e la partita giocata. Abbiamo quindi assistito a una grande prova di Harmon, ossia di Nezmetinov, giocatore estremamente di attacco, un po' come Tal, e difatti i sacrifici in questa partita non sono mancati. Si vede soprattutto anche una buona scelta dal punto di vista strategico, una partita ricca di episodi tattici, proprio come si presumerebbe, caratteristica di geni nella loro fase precoce di gioco. Quindi da piccoli di solito i giocatori più forti sono tipicamente tattici, cioè hanno questa predilezione per le manovre dei pezzi, le combinazioni e quanto ne consegue, i sacrifici e tutto il resto. Crescendo spesso i giocatori più bravi acquisiscono anche una certa capacità strategica, cioè di gestione delle posizioni anche quando non c'è niente da fare apparentemente, riuscire a piazzare i pezzi in modo che possano attaccare a lungo termine, un investimento dal punto di vista posizionale per così dire. Quindi in fin dei conti Harmon si è già dimostrata capace di battere il giocatore più forte del proprio stato, di conseguenza ora ha la strada spianata verso tornei ben più importanti. Un torneo a Las Vegas, i campionati degli Stati Uniti e chissà che altro, ma questo lo vedremo possibilmente nei prossimi episodi. Ok, quindi godetevi questo finale di partita e non resta che salutarci. Per ora è tutto, ci vediamo al prossimo video. A presto e ciao ciao!